Inter, Inzaghi, non dobbiamo fermarci, abbiamo un obbligo. Il tecnico nerazzurro parla ai microfoni di Sky nel post partita con il Verona. Si dimostra entusiasta e fiducioso sia per il finale di campionato che per le gare di Coppa. È un Simone Inzaghi raggiante e non potrebbe essere diversamente quello che si presenta ai microfoni subito dopo la gara tra Verona e Inter. I nerazzurri non hanno lasciato scampo agli uomini di Zaffaroni ed hanno prima sbloccato il match grazie ad un'autorete di Gaik. Poi hanno ampliato il vantaggio grazie a Çalhanoğlu e Dzeko. Nella ripresa il bosniaco ha completato la doppietta personale e due gol sono arrivati anche dai piedi di Lautaro Martinez, per un totale di 6-0. «Sono contento perché stiamo giocando bene», ha spiegato il mister piacentino, con un'alta concentrazione, «e stiamo concretizzando ciò che creiamo». I ragazzi sono stati bravissimi contro una squadra che nel 2023 in casa aveva perso solo con la Fiorentina. Il nostro obbligo è di arrivare fra le prime quattro. Sappiamo che non sarà facile perché il calendario è tosto, il finale di stagione è intenso, ma con questo spirito possiamo fare bene ovunque. Poi ha parlato di Acerbi. Lo conosco da tempo, è un giocatore che riesce a mantenere alta la concentrazione per tante partite. Domenica ha commesso un errore, ma questa sera mi sono sentito di farlo giocare perché è molto affidabile, proprio come Bastoni. Inter, Inzaghi, non possiamo fermarci. Veniamo da 3 vittorie consecutive in campionato, ma sappiamo che non possiamo fermarci. Rispetto a prima oggi è cambiato che facciamo gol. Contro Fiorentina o Salernitana non è che la squadra fosse diversa, ma lì non siamo riusciti a segnare mentre oggi abbiamo fatto 6 gol. In quelle gare avremmo meritato più di un punto. Stasera il primo gol ha messo tutto in discesa. Il nostro obiettivo era raggiungere la semifinale di Champions League e la finale di Coppa Italia. Ci siamo riusciti, ma ora non dobbiamo fermarci e sprecare tutto ciò che abbiamo creato fino ad oggi. Abbiamo raddrizzato almeno in parte la classifica. Dobbiamo ragionare una gara alla volta.